No alla guerra, sì alla pace, lo hanno scritto a caratteri cubitali con un grande striscione gli studenti del liceo classico Ovidio, oggi in marcia dalla sede provvisoria di via Mazzara fino alla sede storica della centralissima piazza 20 settembre. Possiamo dire senza timore di smentita che i liceali sono tornati nella loro piazza. Qui un grande inno tra musica e parole alla pace, di solidarietà, anche di empatia con la popolazione ucraina. Prima l'esecuzione del l'inno alla gioia che è emblematico in tal senso. E poi il culmine dell'autogestione di 3 giorni degli studenti che è stata occupata per riflettere, discutere, dibattere su un tema universale. Quindi viene rimossa quell'etichetta che ha l'autogestione nell'immaginario collettivo. Poi gli interventi del sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero che ha rassicurato la popolazione scolastica sul rientro prossimo, almeno si spera nella sede storica della centrale piazza, e ha ricordato il grande cuore di Sulmona, la macchina dell'accoglienza, della solidarietà, dal lab in località Incoronata al bando della protezione civile pubblicato proprio in queste ore per reperire anche dei posti di accoglienza da parte dei privati. La volontà di noi studenti è stata proprio quella di legarci in un abbraccio fraterno con l'Ucraina, non solo mediante questa manifestazione pacifica che si è svolta a Piazza 20 Settembre, ma anche appunto attraverso una raccolta fondi, una raccolta di medicinali, una raccolta di beni di prima necessità che possono essere ovviamente utili al popolo ucraino. Inoltre, la sede qui alle mie spalle, è un altro elemento, un altro punto fondamentale del nostro programma odierno, in quanto ormai è dal 2009 che siamo privi di questa fantastica sede storica che andrebbe anche a ravvivare il centro storico con questa moltitudine di studenti che oggi si è raccolta qui in piazza. Quindi abbiamo espresso appunto quello che è il nostro desiderio, no? Di tornare all'interno di questa scuola anche grazie a quello che è l'operato della nuova gestione, della nuova gestione sicuramente comunale. E nulla, questo è Diciamo quanto. che anche l'autogestione diventa un modello, no? Per discutere, per dibattere, ma soprattutto per riflettere su un tema universale. Quindi Certamente. si ribalta quello che si viene associato nell'immaginario collettivo all'autogestione. Certamente, l'autogestione non è, attenzione, un'occupazione della scuola, è ben diversa dall'occupazione della scuola. L'autogestione è un momento nel quale gli studenti si ritrovano in maniera collettiva a dibattere su temi sensibili, su temi importanti come quello che oggi attanaglia il popolo ucraino. Inoltre, appunto, l'autogestione è anche un momento per ricreare quella socialità, come ho detto nel mio discorso, che si è venuta purtroppo a perdere durante appunto la pandemia del Covid-19. Inoltre è stato anche un momento per andare a far risplendere, a potenziare quelle che sono le capacità di ciascuno degli studenti del liceo classico, ciascuno dei quali ha avuto un compito, ha avuto un lavoro da svolgere. Mi felicitavo con loro per questa scelta dell'autogestione, perché l'autogestione è utile se viene utilizzata dagli studenti per dibattere e riflettere su temi di interesse rilevante e quale tema più della guerra investe il futuro delle nuove generazioni del pianeta. Quindi mi sono complimentato per l'iniziativa ed è stata una mattina bellissima. Quello di assistere ad un corteo di studenti, ad un'assemblea di ragazzi che da Piazza 20 Settembre hanno levato il grido che Sulmona ripudia la guerra. Una manifestazione semplice ma di grande valore simbolico alla quale l'amministrazione comunale ha ritenuto di dover aderire. Un grande inno tra musica e parole proprio alla pace, significativo insomma in questi tempi particolari, però anche un accorato appello: riaprite la scuola a 2 passi dalla sede storica. Sì, è la scuola degli studenti ed è una legittima prerogativa quella degli studenti di chiedere ed invocare a gran voce il ritorno nella loro sede naturale. Voi che siete cronisti anche di una qualche esperienza ormai, di qualche anno, sapete benissimo, conoscete benissimo le tribolazioni del liceo classico, chiuso ormai dal 2009, da tanti anni. Io credo che siamo sulla strada giusta, però, perché si stanno rimuovendo tutti gli intralci di ordine burocratico affinché si possa procedere celermente ai lavori e
e restituire questa scuola agli studenti e alla città. Un ultimo passaggio su quello che diceva lei, sindaco: diventa palpabile il calore di questa città, sì, perché in queste ore tra gli aiuti, ma Sulmona è diventata anche hub dell'accoglienza. Ieri le prime 15 registrazioni, man mano si andrà avanti. Ecco, come si sta gestendo questa possibile ondata migratoria? E i vertici che si sono tenuti con la prefettura, sotto il coordinamento della prefettura, hanno scelto Sulmona, come Avezzano e come L'Aquila, quale sede di hub per l'accoglienza. Devo dire che si sta procedendo sollecitamente, nel senso che il Comune sta predisponendo gli atti necessari affinché si possa realizzare un centro di assistenza, un CAS, come si dice. Devo dire però che c'è un grande solidarietà da parte dei cittadini, tanti cittadini hanno chiamato per mettere a disposizione le proprie abitazioni, così come tanti cittadini e anche gli studenti del liceo classico stanno aderendo con entusiasmo, con determinazione alle raccolte di beni sia alimentari che sanitari che siano destinate all'assistenza della popolazione ucraina. Peraltro c'è un bando della Protezione Civile rivolto anche agli operatori privati e di queste ore è stato già divulgato, ma faremo anche comunicati a sostegno dell'iniziativa. C'è un bando che appunto è volto a reperire posti per l'ospitalità delle persone. Devo dire che la risposta della città è globale e bellissima. In questi giorni abbiamo avuto momenti anche di entusiasmo, penso al concerto di domenica scorsa dei solisti di Kiev promosso dalla Camerata Musicale, con una raccolta fondi a latere che ha dimostrato la sensibilità della città di Sulmona. E penso che di iniziative ce ne saranno anche altre, però posso dire con grande serenità che Sulmona si sta dimostrando una città solidale ed inclusiva.